Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Questa puntata è dedicata interamente al Giorno della Memoria che in Consiglio regionale si è celebrato con una seduta solenne. Il Consiglio regionale ha celebrato il Giorno della Memoria riunendosi in seduta solenne con il vicepresidente Stefano Scaramelli, che ha aperto i lavori ricordando l'orrore della Shoah, il più grande crimine contro l'umanità, sottolineando la necessità di non dimenticare per scongiurare gravi episodi come la recente aggressione subita da un dodicenne nel Livornese perché ebreo. Ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi nelle giornate precedenti a quella della Giornata della Memoria in merito ai fatti accaduti nel Livornese, perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto, qualora possibile, al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto, e quanto successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni chiede giustizia. Il concetto di giusto è un concetto importante. Molti ebrei sono stati uccisi, deportati, e la memoria di un consiglio regionale che deve ricordare quanto è successo. È impossibile comprendere quello che è successo, ma è impossibile dimenticare. Dobbiamo ricordare quanto avvenuto, questo che è il crimine più grande commesso dall'uomo. E credo che noi, la nostra terra, la Toscana, non possiamo far altro che denunciare quanto è successo, ma stare vicini al ragazzo, alla famiglia, far sentire loro stessi parte attiva della Toscana, e mi auguro che il Consiglio regionale, la Regione, sarà loro vicino e potrà dare loro tanto di quello che magari solamente in questi giorni è stato tolto rispetto al diritto alla propria libertà. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a Roma, assieme al Presidente della Giunta Toscana, Eugenio Giani, e al portavoce dell'opposizione, Marco Landi, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, è invece intervenuto da remoto, raccontando di aver incontrato Liliana Segre in occasione della prima votazione e sottolineando che, contro i fascismi di ieri e di oggi, contro l'intolleranza e il razzismo, siamo tutti chiamati a un forte impegno culturale, educativo e istituzionale. Un messaggio che hanno voluto ribadire tutti i consiglieri regionali presenti in aula. Quello che è accaduto conferma che è giusto ricordare il più grande dramma che ha colpito l'umanità, vale a dire la Shoah, l'Olocausto, per rinnovare il nostro impegno affinché quei fatti non accadano mai più. E non possiamo assolutamente dare per scontato che i razzismi, le discriminazioni, le violenze alimentate da sentimenti di odio e di indifferenza siano battuti, anzi, come abbiamo visto, purtroppo sono sempre pronti a riemergere anche in una terra che è la terra dei diritti e della civiltà, che si chiama Toscana. Quello che è accaduto è sicuramente un episodio che va condannato. La nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia, al sindaco, che prontamente, a dimostrazione di quali sono gli anticorpi presenti e vivi, ha anche organizzato una fiaccolata per manifestare la condanna, lo sdegno e appunto la solidarietà a questo ragazzo che ha subito questo atteggiamento di aggressione e di discriminazione. È giusto evidenziare la cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile quello che si è verificato, e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle persone adulte, affinché si capisca fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza. E ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. La Giornata della Memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare. Però ci rendiamo anche conto, e lo vogliamo sottolineare con maggiore forza,
come se non bastasse la cronaca, se non bastasse la storia contemporanea, c'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nella quotidianità, fra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate, quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione. C'è l'esigenza di capire sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti, capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose, e che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria, in cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è nell'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello, sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo, perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave, che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto. Perché solo dalla conoscenza profonda delle radici di questi fatti si riesce a trarre gli antidoti per il giorno di oggi. La parola è passata poi allo storico Michele Sarfatti, uno dei maggiori esperti delle leggi razziali e della storia degli ebrei nel Novecento, insignito del Pegaso della regione. È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente, con alcune limitate eccezioni, e che ha avuto qualche cosa in fondo di abbastanza simile alle epidemie, a quelle di colera o a quella del Covid attuale, ed era basata sull'antisemitismo, sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei, quindi verso tutti, verso i bambini, verso gli anziani, verso i lattanti, verso gli adulti. Ha toccato anche l'Italia con tempi specifici legati all'esperienza del fascismo. È nell'autunno del 1943 che Mussolini decide di implementare la deportazione verso l'assassinio degli ebrei anche del nostro paese, e aveva già iniziato nel 1938 con una legislazione antiebraica molto dura, molto forte e rigida, che aveva iniziato a separare gli ebrei italiani dagli altri italiani. A margine della seduta solenne dell'Assemblea Toscana è stato presentato il libro di Alfredo De Girolamo, Chi salva una vita, in memoria dei giusti toscani. Tra le grandi storie ricordate è quella di Gino Bartali, uno dei massimi artefici della rete di solidarietà per salvare gli ebrei dallo sterminio. Noi toscani dobbiamo sempre sapere che ci sono stati in quegli anni bui, terribili, di tragedia, di genocidio, i più bui del Novecento, 150 toscani e tanti altri ancora che hanno deciso, che decisero allora di non voltare la faccia dall'altra parte e di mettere a disposizione loro stessi per salvare la vita di altri. Fossero stati ebrei o altro, secondo me era poco indifferente, perché quando dentro si sente e si ha un valore come questo, ieri può aiutare qualcuno, domani può aiutare qualche altro, e nello stesso tempo decidere di vivere in un paese dove ci sia la democrazia e dove ci sia il rispetto degli altri. La storia tra le tante che l'ha colpita di più qual è stata? Ma sicuramente quella di Gino Bartali è una grande storia, molto spesso riproposta, perché era un campione già allora e poi lo sarà anche dopo
la Seconda Guerra Mondiale, che poteva anche tranquillamente voltare la faccia dall'altra parte. Invece non l'ha fatto e fu insieme ad Elia della Costa, al Cardinale di Firenze, furono, diciamo, i massimi artefici di quella grandissima rete di solidarietà che vide cattolici, mondo del clero, ma anche tantissimi cittadini comuni decidere di mettersi a disposizione per aiutare gli altri. È stato bene ricordato nel corso della seduta del Consiglio solenne quello che ha fatto Gino Bartali per salvare tante vite, partendo appunto dalla mia Toronto e approfittando del fatto che diceva di doversi allenare, no? Quindi portava questi salvacondotti fino ad Assisi. Questa è la storia anche della mia Cortona. Nel tempo sono stato legato a figure come Ivo Faltoni, che è stato meccanico di Gino Bartali, che tanto si è speso per ricordare. La memoria va concretizzata. Personalmente io ho cercato di concretizzare la memoria andando anche personalmente ad Auschwitz con il treno della memoria. È stata una delle esperienze più toccanti della mia vita. Credo che tutti dovremmo andare ad Auschwitz, perché la memoria non è semplicemente un ricordare in una giornata, ma è cercare di capire bene quello che è stato e che non deve più essere. In questo caso la lettura che dà De Girolamo è una lettura positiva di questo tipo di ricorrenza, ovvero ricordare chi con l'animo degli italiani, dei toscani, non volle piegarsi comunque a quelle che erano le leggi sbagliate di allora e volle con il proprio gesto appunto non girarsi dall'altra parte, mettendo a disposizione se stesso perché potesse essere meno cruente, meno drammatica, meno tragica l'azione di quel tipo di norme, con appunto l'intervento di tanti giusti che a quelle norme si opposero. Sicuramente abbiamo fatto molto, ma il lavoro da fare è ancora tanto, e questa testimonianza che ci regala Alfredo De Girolamo è sicuramente un lavoro prezioso di ricostruzione intanto di verità storiche, di onore alle persone che, non avendo esercitato l'indifferenza che spesso accompagna le abitudini di molti, hanno salvato vite e con questo salvato il mondo, come viene detto anche nel testo, e quindi in qualche modo si conferisce eternità a questi esempi virtuosi, e dall'altra parte si recupera e non si disperde una lezione di civiltà che certamente ci consegnano. Continuiamo a parlare delle celebrazioni che rientrano nell'ambito del Giorno della Memoria, perché in Consiglio regionale sono stati ricordati in una mostra anche i tanti atleti deportati. 50 atleti che hanno subito la Shoah sulla propria pelle, ricordati in una mostra itinerante per anni, visibile nello spazio espositivo del Consiglio regionale intitolato a Carlo Azeglio Ciampi. Qui si può scoprire il coraggio di questi campioni che non si sono piegati alle ideologie del nazismo e del fascismo, subendo la deportazione nei campi di concentramento, spesso lasciandoci la vita. Come Carlo Castellani, il giovanissimo bomber dell'Empoli, che non a caso ha intitolato a lui il proprio stadio. Lo vedi. Quando andai ormai qualche tempo fa nel viaggio della memoria insieme all'ANED, organizzato da Comune, Città Metropolitana, ai tempi forse era ancora provincia, a Gusen, proprio vicino a Mauthausen, e lì c'è evidentemente il segno del passaggio di questo ragazzo, perché poi di questo si trattava, faceva il calciatore, ma di fatto era un ragazzo che fu deportato e trovò evidentemente il destino più tragico proprio lì, a Gusen, che era, diciamo, il campo di il macchinario che termina a servizio di Mauthausen. Quindi, però sono tante le storie. Io credo che il punto vero di questa mostra, di questo lavoro di ricerca che sta alla base della mostra, sia quella proprio di dare un volto ai numeri, no? Perché tante volte la dimensione della tragedia ovviamente la danno i numeri, ma l'essenza della tragedia la danno la storia delle persone che l'hanno vissuta.
E con questo è davvero tutto, la puntata della Voce del Consiglio incentrata sul giorno della memoria termina qui, l'appuntamento ovviamente è come sempre per la prossima settimana, potete però sempre restare aggiornati su tutte le notizie riguardanti le attività dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.